Salve carissimi, io sono Nicaradogna, ma guardate dove sono. Sono a Bari, nel mio paese, nella mia città. E sapete perché? Sono curioso in realtà di vedere dove stanno i migliori posti in cui mangiare il cibo in generale, quello italiano. Perché magari la carbonara è diversa qui. Hey, where's the nearest station? Nick! Jack! I'm looking all over for you! Oh! Ma che sta facendo questo qua? Ma tu non stavi a Los Angeles? I came to try some real Italian food like I promised. E allora lo facciamo insieme sto video. Non ci credo, Jack è qui con noi a Bari. I made it. Are you excited to try the real Italian food? Yeah, I traveled 5,000 miles across the freaking world. I traveled across the world to come here. Wow. E quindi questo video si trasformerà in americano, prova il cibo italiano per la prima volta. Sì, I've been working on my Italian as well. E quindi mi raccomando ragazzi, mettete un bel like e iscrivetevi al canale. E poi se vi va seguitemi anche su Instagram. Iniziamo ovviamente dalla colazione. Allora, sei pronto a bere il caffè espresso italiano? Are you ready? Sì. Non vedi l'ora? Sì. Ti piacerà? Sì. Sa dire solo sì, tipo Jim Carrey in Yes Man Movie. Sì. Ci sono qua un po' di dolci. Jack probabilmente si prenderà un bel cornetto al cioccolato. Questi cornetti sono belli succulenti, sono molto belli. E mo lui se li mangia. Eccoci qua, siamo anche con Marco. Sei pronto a provare il caffè italiano? No, vedo l'ora. Sit down please. E quindi adesso è arrivato il momento di bere insieme. I'm very interested to know the difference here. This is extremely small. In America, much bigger. E onestamente ti dico che a me quello americano fa schifo, per te è acqua. E abbiamo anche qui i cookies americani. Molto bene, molto bene. It tastes different. Similar, very similar. È simile, è simile. Tastes like home. Benissimo, questo sarà tipo il milionesimo caffè della mia vita. Cin cin, e adesso se lo beve lui. Very good, I like it. Actually, better than America. Oh! I'm not gonna lie, a little bit better. It's strong, this big. Ma è gigantesco. I'm not lying, like large coffee is this big. E io onestamente l'avevo intuita questa cosa sul fatto che questo caffè è troppo forte per gli americani, perché sono abituati a mischiarlo con l'acqua, soprattutto in bicchieri molto ma molto grandi. At Starbucks, 80% of the drink all ice, 10% sugar. Wow. Yes. E quanto costa un caffè americano? What size? Medium. 6-7 euro. Invece qui, come ben sapete, solo un euro. Però adesso ti devi mangiare il cornetto al cioccolato. Mangialo, mangialo. 8.5, not as great as Perry. Ok, yeah. Better than America. Vabbè, saremo anche peggio dei francesi, però almeno noi abbiamo il bidet. E questa era la colazione italiana, quindi passiamo a qualcos'altro adesso. Ho molta fame. E mangio, mangio. Ok Jack, guarda dove ci troviamo. Siamo ad Alberobello e ora sono un po' curioso di vedere cosa ti posso far mangiare. Non lo so ancora nemmeno io, però ti porterò da qualche parte, va bene? Belle ciuli. Sì, sì, sono bellissimi sicuramente. But now you have to eat something of Italian. Mamma mia. E siccome siamo qua in giro per Alberobello, stavamo pensando a quante parole in realtà hanno una pronuncia diversa dall'italiano all'inglese. Siamo adesso qui con Jack per vedere un po' di differenze. Per esempio, la Nike si dice Nike. La Levi's si dice Levi's. Oppure Amazon. Amazon. Oppure Twitter. Twitter. Oppure McDonald's. McDonald's. Samsung. Samsung. Versace. Versace. Mercedes. Mercedes. KFC. Salute. No, no, non ho fatto lo starnuto, I mean KFC. KFC. Okay. KFC. Ecco, ecco. Però adesso forse ho trovato qualche posto per mangiare un dolce molto ma molto buono. E forse questo dolce sarà il pasticciotto leccese. So is it better than the Starbucks pastry? Ma sicuramente, guarda. Alright, I guess I'll have to find out for myself. Andiamo. E ci siamo, caro Jack. Adesso ti faccio mangiare un bel pasticciotto leccese. Anche se io sono di Bari, la Puglia la amo, l'Italia la amo. Ed è giusto anche far provare i cibi degli altri paesi d'Italia. Eccoli qua, ce li abbiamo anche in esposizione. Let's go! A mio modo di vedere è secco, però sto aspettando di arrivare al momento della crema, Molto bene. 7 out of 10. It's quite different from what I'm used to, but I enjoy it. It tastes like cornbread, but with pudding on the inside. Put it into American terms. Beh, devo dire che all'inizio era secco, poi con la crema diventa molto, ma molto buono. Io me lo finisco. Anche Jack dall'ultimo morso. E passiamo al prossimo cibo italiano. Are you liking the Italian food? Yes, let's try another one. Oh yeah. Stiamo per provare la vera pizza italiana da rosso pomodoro. Tu sei contento di mangiare la pizza italiana? I was born ready, Nick. Che poi la cosa divertente è che io a Chuck E. Cheese ti dissi: vieni in Italia per provare la pizza italiana. No, don't cry, man. Come in Italy to eat the real pizza.
Chuck E. Cheese is very good, so... Do they sell pineapple pizza by any chance here? Si è fissato con l'ananas questo. Oh, vattini da America, per favore. Ok, siamo prontissimi. A lui una bella margherita fatta con amore. Direttamente da Campani, anche se stiamo a Bari. Io invece non ho preso un panzerotto, ma ho preso una bellissima pizza fritta. I'm gonna be honest. I'm gonna give you my honest opinion. Non ti insozzare tutto, mi raccomando. Vediamo cosa ne è. È leggendario. È leggendario. 9.5, but Chuck E. Cheese is still number one. Niente, niente da fare. Lui preferisce quella americana. Is it better than Papa John's, Domino's Pizza, Pizza Hut? Of course. È sempre top il cibo italiano. Ti è piaciuta la pizza? Si forza Italia. E che sei amico di Berlusconi? Sì. E siamo finalmente adesso alla parte del McDonald's. Ti sto portando al McDonald's italiano. Devi sapere che stanno due nuovi tipi di Big Mac. Ed ovviamente oltre a questi due andremo a provare anche il Crispy McBacon, che tra l'altro non so se lo sapete, ma è un panino che abbiamo solo noi. E lui non lo conosce. Sono affamato. Abbiamo qui due tipi di Big Mac. Buono, buono. Adesso facciamogli pure assaggiare degli antipasti. Kit Kat McFlurry, Smarties McFlurry. Yeah. In America, only M&M. E adesso così, giusto per curiosità, prendiamo anche i panzerottini. This is like panzerotti, but small. Alright guys, I'm at a McDonald's in Italy right now. This is the behind the scenes outside here. This is absolutely crazy. Never seen this before. Oh my god, this guy is an icon. He's an Italian icon, man. Adesso andiamo a confermare l'ordine. Abbiamo speso un totale di 30 euro, aglio. Non avete l'ora. They have games here. No games in America. Quindi mi stai dicendo che in America non avete videogiochi? No games, only guns. Buon appetito, Jack! Allora, io inizierei onestamente dalle patatine ricche. These are rich fries with cheddar and bacon. Oh. Ok, I think that you can taste them. Le mangio pure io insieme a lui, ce le mangiamo. Very different. In America, usually only ketchup. Reminds me of nachos. Ma adesso è arrivato il momento di provare il Big Mac, però quello con il pollo. Never heard of it, until now. Ecco, infatti, è la prima volta. Andiamo ad aprire. Oh, bella. Bella, bella. Beh, devo dire che è molto pieno di insalate in realtà. 3, 2, 1. Vediamo adesso il nostro carissimo Jack che ne pensa. It's alright, but I like the original better. Maybe it's a little too healthy, healthier than America. Ok, è salutare, quindi così. Vediamo com'è. Onestamente è duro. Non mi piace molto il contrasto del pollo con la maionese. Yeah, same. E probabilmente sono d'accordo con lui sul fatto che è meglio l'originale. I'd prefer less ingredients. Il prossimo invece è un Big Mac, però ha semplicemente il bacon dentro. Quindi secondo me non è che sarà qualcosa di speciale. Vediamo che cosa ne pensa il nostro Jack. Not bad. Ok, non è male per lui, ci sta. 8 out of 10. Vediamo, il bacon c'è qui? Sì, non è neanche tantissimo in realtà. E olè. Questo è meglio, lo sai? Onestamente io sono abituato all'accostamento del bacon col cheddar. Però dai, questo non è male. Jack non vedeva l'ora in realtà di mangiare il flurry. Quindi va bene, accontentiamolo. Anche per lui. Mangia, ma go, go, eat. I love McFlurries, only in United States, M&M. Eminem? Kit Kat. Ok, loro mangiano il flurry con Eminem. Lo vedo abbastanza curioso, eh. Vai. Mamma mia! Mamma mia! Kit Kat McFlurry. If you guys haven't already tried it, I highly recommend Kit Kat McFlurry. Arrivederci. What's next? Lui gode perché nessuno lo conosce, invece io sto morendo di cringe. Could you guys order me a few more? Ma adesso è arrivato il momento del Gran Crispy McBacon. Pensa che qui c'è una stranissima salsa che sicuramente tu non conosci. Guarda com'è bella e guarda com'è succulenta. Prego, mangia. Vai, vai, vediamo che cosa ne pensa il nostro Jack. Speriamo che non me lo finisce tutto, voglio. Six. Six? Go back in USA. Maybe 6.5. Are you crazy? I'm a picky eater. Lui non va pazzo per questi strani gusti. Vai, vai, io me lo mangio tutto. It's really good, bro. The sauce is incredible. Ma qui abbiamo una specialità barese. Che barese tanto non è. Stiamo parlando dei panzerottini. Ovviamente, ragazzi, sono surgelati. Non sono come quelli baresi fatti in casa. Però vabbè, dai, già che ci stiamo. In America loro non li hanno. Li facciamo provare al signor Jack. Never had a real panzerotto before. Ok. Vai, vai, vediamo che ne pensa. Secondo me niente di speciale. 8. But I need to try a real panzerotto. Cioè, Jack, ma come fai a mettere 8 al panzerotto e 6 al crispy? Ma c'è, si scema. Bella, bella. Bella, è una scema bella. Arrivederci. Mettete like. Ah, beh, almeno questo lo sa. Ma penso sia arrivato il momento di provare la pasta alla carbonara. Direttamente da Roma. Do they put sour cream and sausage? No, vabbè, questo vuole essere cacciato da sta nazione. Fammene andare. Mentre ci mangiamo questi
bei taralli. It's alright, it's pretty good. Adesso ti dirò gli ingredienti di questa pasta carbonara. Ovviamente ha gli spaghetti, anche se in realtà a Roma si possono mangiare con le mezze maniche. E non intendo la t-shirt. Very interesting. Poi ci sono i tuorli d'uovo, il guanciale, il pepe e il pecorino. So is there no ketchup inside? Ancora, ma la vuoi finire? Vabbè, aspettiamo che ce la portano. Ed eccoci qua con la nostra carbonara. Ammetto che in realtà il pecorino che sta sopra non è quello grattugiato che si mette così. E non so perché è fatto in questo modo. Devo dire che hanno abbondato molto con il guanciale. Una cosa però che mi ha detto Jack è che lui non mangia le uova. No, I'm not a big fan of eggs. Why? They scare me. Addirittura. I don't like the smell too. Quindi già partiamo male secondo me se stiamo mangiando la carbonara. Facciamo così. Vai. Mangiamo insieme. Onestamente il guanciale non mi fa impazzire, un po' bruciacchiato. It's not as bad as I thought, but it's not great, it's okay. Sicuramente non hanno quel gusto della carbonara romana, almeno in cui io l'ho mangiata. Però diciamo che è una buona carbonara, io gli darei un bel 5.5. I prefer the noodles by themselves. But with tomato sauce? Yes, this sauce is alright, but I prefer tomato sauce. Ok, preferisce la classica pasta con il pomodoro. Adesso ce la finiamo e magari passiamo al prossimo cibo, sperando che sia anche meglio. Ho trovato qua un bel arancino o arancina, dipende dalla città. E magari mo glielo facciamo provare a Jack, vediamo che ne pensa. Ci sono pure i mini panzerottini, ma quelli che interessano a noi sono ovviamente gli arancini belli belli. I really want to know what do you think. Alright buddy, let's go. Yeah, cin cin. Il mio è con ragù, il suo è con la mozzarella. Wow. Cioè guardate il ragù qui dentro com'è, veramente bello. Honestly, I don't really like this that much, Nick. I'm sorry. I don't know if this is like maybe a condition. Non gli piace. It's no. Terrible. I personally don't like it. All the Sicily, we let you, bro. All right, guys, please don't cancel me. But honestly, I have to say, I don't really like this much. Maybe other Americans would. I don't know what even to compare it. Do you want to try mine? This is with ragù. This is a little better. Meno male, meno male. Il suo è questo qui, me lo mangio dall'altra parte e me lo mangio. Vediamo, è veramente schifoso. Siciliani, per favore, giudicate voi. Secondo me un po' ha ragione, perché questo qua è molto secco. E siciliani, non vi preoccupate, io vi amo e verrò in Sicilia per mangiare da Dio. I want to give a quick apology to the people of Sicily and I promise I'll come visit soon to try the real one. E cosa potremo mangiare? Ovviamente il panzerotto barese, my favorite food, panzerotto. I'm very excited. I've heard this guy talk about panzerottos for months, all year, so I'm excited to finally try a real one. E nello specifico il panzerotto che andremo a mangiare oggi sarà quello gigante. Infatti guardate l'impasto quant'è. Mo, e qua ci mangiamo in 10. Gli mettiamo questo mix di mozzarella e sugo di pomodoro, chiudiamo l'impasto e poi dritto nella friggitrice. Ah, che bello, lo friggi per bene, lo rendi bello dorato e poi con cautela lo esci fuori e lo asciughi bene bene. Mamma mia che bontà, mamma mia che bellezza e mamma mia che calorie. Ed eccolo qui, ma quanto è grande Jack, eccolo qua. This il vero is absolutely freaking massive, ladies and gentlemen. This thing is as big as a freaking pizza right now. I am fired up, baby. Eccolo qua, è super bollente ragazzi, mamma mia, mamma mia. Molto bollente, ma adesso mangiamo, dai che non vedo l'ora. Ma guardate com'è all'interno, pieno di mozzarella, cioè guardate. Oh, i pan. After we eat this, can we order a bigger one? Just if you want. 45.000 like e andrò a fare il panzerotto più grande del mondo. Ma non così. Almeno 7 metri, che cosa? I wanna see this guy make the world's biggest panzerotto. Lo farò. Ma adesso è il tuo turno, eh. Ci mangiamo i pezzi interi. Cin cin. Ah. Better than McDonald's for sure. Finalmente l'ha detto. I understand the hype. It's good, very good. Somewhat similar to a pizza, but it's got a nice, unique taste to it. È un gusto unico, un gusto che non puoi provare altrove. I will say this is one of the best foods I've ever ate, but it still does not compare it to Chuck E. Cheese's pizza. It's your choice. People will eat you. No problem for me. I think the people of Italy just need to try Chuck E. Cheese's pizza, and then they'll really understand for themselves how legendario Chucky's really is. Vabbè, si sta divertendo a prendermi in giro. Sai come diciamo a Bari? Mangia e cheat. Oh, bravo, sta dicendo un sacco di cavolate, ma mangiassi almeno. E questa qui era la nostra giornata. Congratulations. Thanks for having me, buddy. Thank you. Io me lo sto divorando. 3, 2, 1.
Bene carissimi, il video di oggi termina qui. Sono contentissimo di aver portato Jack in numerosi posti per fargli assaggiare tutti i cibi italiani. Ma vediamo lui prima che cosa ne pensa. Well, thank you for having me, Nick. It's been an absolute pleasure exploring Italy and trying all sorts of different cuisine. I'm honored, bro. Yes, thank you very much. It's some of the best food I've ever had. Very interesting experience, to say the least. But I think if this video gets 40,000 likes, you'll come back to America. Ma veramente? Allora dipende da voi. Mettete like e io verrò in America. O meglio, andrò in America. E va bene, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi attivando la campanella e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Viva l'Italia! Oh, va bene, ciao carissimi!